Questa sera per il nono appuntamento della rassegna Non a voce sola, Cesare Bocci e Daniela Spada hanno presentato il libro Pesce d'aprile. Come mai avete deciso di scrivere questo libro, il racconto della vostra storia? Perché ne avevamo forse anche noi il bisogno di farlo, però era da tanto tempo che, essendo io un personaggio conosciuto e sapendo ormai questa storia, sono 16 anni che va avanti, nel nostro ambiente si era saputo e tanti me l'hanno chiesto: fallo, perché siete una bella coppia, è una storia di una lotta che ha portato a una rinascita dopo quello che sembrava aver fermato la nostra vita, è una lotta che ha portato comunque a riconquistare una vita vivibile. E niente, abbiamo alla fine ceduto al fatto che forse sarebbe stato importante portarla fuori, magari può dare conforto a qualcuno. A noi ce l'ha dato sicuramente, perché abbiamo scoperto tante cose scrivendo. Dalle cose che ci dicono le persone che lo leggono, sta dando conforto e una piccola testimonianza, e perciò abbiamo fatto bene. Non siamo soli, l'avete ripetuto spesso questa sera, è anche questo il messaggio del vostro libro? Beh sì, perché quando una persona, un uomo o una donna subiscono una malattia importante come quella che ha colpito Daniela, è facile, avendo la vita sconvolta da questo fatto, pensare di essere soli. Invece non lo siamo, prima di tutto perché abbiamo sempre noi stessi, e poi anche se magari la persona che abbiamo vicino, il marito, la moglie, scappa, perché succede anche quello, però abbiamo amici, parenti, sorelle, fratelli, padri, madri, persone che si avvicinano durante la nuova vita, nuovi amici. E la cosa importante è non vergognarsi di chiedere aiuto, perché tanti risponderanno no, ma tanti risponderanno sì, e la vita va avanti. Milena Sebastiani, assessore alle pari opportunità e al turismo del comune di Porto Sant'Elpidio, quest'anno sceglie ancora una volta di ospitare Non a voce sola. Come mai e che cosa ti lega appunto a questa rassegna, e qualche impressione sulla serata? Beh, mi lega alla rassegna ormai una tradizione, quindi da quando sono assessore alle pari opportunità, qualche volta in collaborazione con la cultura, a volte invece a volte no, abbiamo sempre ospitato questa rassegna così importante. Mi unisce anche l'amicizia con Oriana Salvucci, questo rapporto ormai consolidato che ha con la città. Noi crediamo che questi dialoghi, che sono dialoghi al femminile, aiutino un po' questo a sviluppare soprattutto delle riflessioni. Questa serata di stasera ne è la testimonianza, una storia straordinaria di una donna forte, una storia d'amore che ci ha emozionati, per cui credo che quando si coniuga anche serate come queste, le emozioni coniugate con questa numerosa presenza, quindi visto che hai citato la mia delega al turismo, credo che a braccetto possano molto, molto andare, perché vuol dire aver raccolto un segmento, un'esigenza, e quindi l'abbiamo qui provato stasera con questa serata veramente toccante, bella, che ci ha emozionato e ci ha regalato momenti importanti di testimonianze veramente di vita. Quindi più di questo a Non a voce sola non possiamo chiedere. Un inno all'amore, un inno anche alla forza delle donne, questa serata con Cesare Bocci e Daniela Spada per il nono appuntamento di Non a voce sola. Assolutamente sì, innanzitutto hanno avuto il coraggio di mettersi a nudo raccontando la loro storia. Pensavo di trovare una storia imperniata solamente sul dolore, la malattia, e secondo me invece è la storia di un amore, non nel senso corrente, diciamo una testimonianza di come l'amore sia comunque il rapporto con l'altro da noi, con l'alterità, su come anche praticamente sia opposto
opposto a quello che la nostra società fondamentalmente ha come fondamento, cioè possiamo parlare di godimento illimitato, possiamo parlare praticamente di evaporazione della figura del padre, possiamo parlare dell'età della tecnica, ma sicuramente diciamo la parola amore è sicuramente una parola scandalosa. Quindi una coppia praticamente in cui la ripetizione è appagante, in cui l'ancora è un appendersi quantomeno all'eterno, sicuramente un esempio da seguire, come è da seguire il rapporto praticamente con il dolore e con la malattia. Viviamo appunto in una società che tenta di rimuovere la vecchiaia, la malattia, la morte, cioè di rimuovere in fin dei conti quello che è il senso della vita. Ringrazio Cesare Bocci e ringrazio Daniele Spada. Quali sono i prossimi ed ultimi appuntamenti della rassegna? Abbiamo un rush finale veramente, diciamo, intenso. Il 24 settembre, cioè sabato 24 settembre alle ore 18:15 siamo a Corridonia con Barbara Alberti ed Amanda Rampichini. Il 27 di settembre, martedì, siamo ad Ancona a Villa Favorita all'Istau per parlare di governance al femminile, il ruolo delle donne nell'impresa. Il 28 siamo a Jesi con Lucia Tancredi, il 29 siamo a Montegranaro con Chiara Saraceno e concluderemo a Porto Sant'Elpidio il 30 di settembre l'intera rassegna. Vi aspettiamo come sempre numerosi.